Da Villa dell'Andrangheta, centro di accoglienza per una famiglia ucraina scappata dalla guerra. Tatiana e quattro figlie e la madre sono partiti da Rovno, vicino a Kiev, due settimane fa. Dopo un periodo a Bresso, ieri sono arrivati in questa villetta di Rescaldina nel Milanese, sequestrata alla criminalità organizzata nel 2016. Questo è il primo nucleo che arriva, che non ha contatti sul territorio e quindi ci riempie veramente di orgoglio questa possibilità di manifestare la solidarietà rispetto al popolo ucraino. L'immobile apparteneva ai boss calabresi dei Di Giovine. Dopo la confisca è stato utilizzato come residenza per persone con problemi psichiatrici. Con lo scoppio dell'emergenza profughi è stato messo a disposizione della prefettura. Ci troviamo bene qui, vogliamo imparare la lingua e lavorare, dicono Tatiana e la madre, e i bimbi devono andare a scuola. Lunedì il sindaco li accompagnerà in aula, mentre per le due donne che nel loro paese facevano le cuoche sta pensando a un posto in un ristorante poco lontano, anche quello confiscato alle mafie.